minuto e mezzo, devi dire la tua. Mi dispiace perché Salvatore, appunto Salvatore, dico se giusto. Se no, ma Salvatore, vabbè, mi... ci ha detto... Buongiorno ai nostri telespettatori, benvenuti a Focus. Oggi, come preannunciato, torniamo sulle sedute del Consiglio Comunale, anzi una seduta in realtà perché un'altra non si è tenuta, il 20 e il 21 dicembre, perché diciamo che è successo veramente di tutto e si stanno moltiplicando anche le prese di posizione. Vi ricordo che siamo in diretta Facebook, dunque se volete fare delle domande ai nostri ospiti o dire la vostra su questo argomento potete tranquillamente scrivere i vostri commenti attraverso la pagina Facebook della nostra emittente. Vado subito a salutare i miei ospiti di oggi che sono Giuseppe Ragusa del Movimento 5 Stelle. Salve a tutti, buongiorno. E il consigliere Giuseppe Nicastro. Buongiorno ai telespettatori, buongiorno. Ben trovato. Altri due protagonisti, appunto, dicevo, di questa vicenda. Nei giorni scorsi abbiamo sentito il consigliere Salvo Sallemi, che naturalmente ha tirato in ballo sia Nicastro che Ragusa, che giustamente oggi hanno diritto di parola e di replica. Tutto è cominciato il 20 dicembre, quando il Consiglio Comunale doveva tenersi in prima convocazione. Non si è tenuto, c'è stata una dimenticanza, diciamo, del Presidente Andrea Nicosia, e quindi poi il 21 c'è stato un po' di bagarre in aula che ci spiega adesso Ragusa, Movimento 5 Stelle. Prego. Niente, in pratica a giorno 20, come sapete, si è tenuto in prima convocazione il Consiglio Comunale, e alla quale praticamente non c'era nessuno della maggioranza. E diciamo, per regola tra virgolette, per anche qualcosa di buono, Andrea Nicosia, il presidente, di solito ci manda un messaggio dicendo: guarda, non si terrà perché non c'è il numero legale, quindi lo facciamo in seconda. Ed è una cosa che, diciamo, non è tenuto a fare, per carità, però siccome ci ha abituati anche forse un po' male, magari noi un po' inesperienti del discorso prima, seconda convocazione. Giustamente, come di consueto, io correndo in base alla mia giornata lavorativa sono andato subito a mangiarmi un panino e sono stato puntuale alle 7 al Consiglio Comunale. Sono arrivato e non ho trovato nessuno. Ovviamente, attenzione, Andrea Nicosia come Presidente non è tenuto a fare questo, però anche qualcuno della maggioranza magari amichevolmente ci poteva avvisare, dice non si fa, perché già loro lo sapevano, quindi tra di loro erano avvisati che non si presentavano, quindi eravamo un po' arrabbiati del fatto che siamo venuti inutilmente e giustamente abbiamo fatto una puntualizzazione. Poi l'indomani, scherzosamente, nel consiglio del 21 abbiamo presentato un manichino e con una scritta presente dicendo: non siamo manichini ma siamo gente e che vogliamo e pretendiamo rispetto, persone che pretendiamo rispetto. Quindi praticamente da questa cosa sono entrati diversi consiglieri della maggioranza, hanno visto questa cosa prima ovviamente del consiglio comunale, non in fase di registrazione, perché giustamente poi la toglievamo, no? Era una cosa divertente, tanto per sdrammatizzare. Quindi praticamente è entrato anche il sindaco Moscato e si è messo a ridere: ah, ma cosa avete scritto? Cioè non è una cosa proprio banale. Però poi giustamente è entrato il consigliere Sallemi dicendo: buffoni, buffoni, siete dei buffoni. Giustamente noi, ho detto: ma è una cosa scherzosa, cioè, ci dispiace che ci dici questo, perché poi abbiamo parlato con Sallemi, perché comunque c'è un rapporto anche personale. E diciamo che dialogando poi si arriva a un punto, anche perché Salvatore è una persona che si può parlare tranquillamente. È arrivato poi ed è entrato poi Vinci Guerra, la quale praticamente io ho detto: guarda, sei pure tu, ogni volta che noi parliamo ci dici, cioè, ti metti a ridere, fai come se tipo non riusciamo a parlare oppure siamo persone incompetenti, eccetera eccetera. Pure io ho fatto così col dito, però non a distanza ravvicinata, e lui quindi ha detto questo dito. Cioè, ha detto una cosa che è stata un po' bruttina da dire, no? Una parolaccia, io non la voglio dire qui in questa fase. E praticamente giustamente gli ho detto pure io una parolaccia, dicendo: scusa, ma è sbagliato. Ma la discussione è degenerata, diciamo, ed è scesa a livelli che non voglio neanche immaginare, sì, francamente. Cioè, basta, perché in un'aula consiliare non è tollerata. Ma non c'era, infatti, non c'era bisogno di fare questo, a mio avviso. Però lui addirittura
è andato oltre e dice, facendosi trattenere dalla maggioranza proprio fisicamente, andiamo fuori, andiamo fuori. Dice, scusa, ma che stai dicendo? Cioè, andiamo fuori. E comunque si faceva tenere ancora. Io giustamente, cioè, mi sono adotto anche io, gli guarda, mi sto togliendo perché mi rompe. Proprio è andato oltre le cose che dovevo andare. Quindi purtroppo mi hanno tirato in ballo, dice Salemi l'ultima volta che è stato ospite da voi, e dicendo che il Movimento 5 Stelle ha strumentalizzato questa cosa e quindi sono qui per questo, e quindi mi tocca dire quello che effettivamente è accaduto all'interno del Consiglio Comunale. Cioè, questa cosa è una cosa brutta, però ripeto, alla fine ci siamo, diciamo, chiariti, abbiamo, ci siamo dati la mano, non è successo niente di grave, cioè, però è giusto dire anche la verità, perché le persone devono sapere. Perché non è giusto dire che abbiamo strumentalizzato, che poi invece è successa una cosa ancora più grave che questa. Cioè, voglio dire, è qualcosa di pesante, però può succedere che si va in incandescenza senza motivo, però, voglio dire, è andata. Secondo voi è stato ingigantito tutto? Era semplice protesta scherzosa ed è stato ingigantito tutto? Sì, sì, sicuramente, siccome purtroppo vediamo all'interno del Consiglio Comunale che alcune persone della maggioranza non vogliono critiche e si vanno subito in incandescenza, anche se noi, quando loro intervengono e fanno degli interventi, noi stiamo zitti, li facciamo parlare. Quando noi, anche quando inveiscono contro di noi su alcuni aspetti. Ma questo non c'entra con la protesta dei manichini? No. Però è giusto dire anche che non vogliono essere detti nessuna cosa che non vada bene per loro. Infatti, praticamente, quando noi poi invece parliamo e diciamo una cosa anche contro di loro, per carità, cioè non ci fanno intervenire, a volte cominciano a diventare caldi, e anche il Presidente molte volte interviene dicendo state in silenzio, dopo intervenite, perché praticamente forse non vogliono che noi gli diciamo delle cose che non vanno bene. Cioè è giusto portare delle critiche e noi le sentiamo, anche se sono verso di noi, educatamente, in silenzio. Quando invece noi diciamo delle cose contro di loro, giustamente un attacco, qualcosa di politico, cioè loro subito inveiscono, anche se mentre che noi parliamo non ci fanno parlare a volte, e questo è un po' arrogante come atteggiamento. Cioè, okay. Ci vuole un po' di umiltà nelle cose, per quanto mi riguarda. Cioè, io quello che voglio dire, l'umiltà è fondamentale oggi, anche perché ti devi scendere a livello di cittadini per poter e quindi essere sempre umile, cioè più basso dei cittadini. Poi dopo si discute tranquillamente, per carità, però non è giusto approfittare anche degli spazi che abbiamo per parlare, cercando di non farci parlare o di inveire politicamente, anche perché io non mi ritengo un politico, sono una persona prestata alla politica e rappresento i cittadini, quindi questo è il mio punto di vista. Questo è quello che è successo secondo appunto il Movimento 5 Stelle. Poi c'è stata. Ma non è secondo, scusa, io voglio precisare, non è secondo il Movimento 5 Stelle. No, è secondo c'erano voi. 50 persone. Per carità, che hanno visto quello che è questo successo. Però è la posizione del Movimento 5 Stelle. Tra cui anche persone che hanno tenuto a Vinci Guerra, proprio trattenuto, che erano quelli della maggioranza, lo hanno trattenuto anche perché loro stessi, secondo me, a mio avviso, hanno capito che era un po' eccessiva questo atteggiamento, ecco. Poi c'è stato uno strascico e c'è andato di mezzo praticamente Giuseppe Nicastro, che a telecamere spente mi diceva: io in tutta questa discussione non c'entravo assolutamente nulla. Giuseppe. Buongiorno, intanto grazie per l'invito, ringrazio l'emittente e ringrazio anche la dottoressa Valentina Frasca. Io non c'entravo, io sinceramente, ecco, non c'entravo nulla in questa bagarre che, ripeto, mi è dispiaciuta, perché chiaramente il Consiglio Comunale poi in realtà non è quello che si è visto magari, ecco, in queste immagini sui social network. Io non c'entravo nulla, in quanto mi viene da ridere, ahimè, però ecco, sappiamo che poi alla fine c'era poco da ridere. Non c'entravo nulla, in quanto stavo seduto tra le sedie del pubblico, perché ancora il Consiglio Comunale non era per nulla cominciato, quindi stavo seduto. Questo è il 21, giusto? Siamo sempre al 21. Dopo la discussione. Sì, subito dopo la discussione, ecco, la discussione
abbastanza animata, devo dire, però non pensavo che si andasse a finire in questo modo. Subito dopo la discussione io stavo seduto tra le sedie del pubblico e stavo guardando il mio cellulare, stavo guardando la mia bacheca Facebook, il mio profilo Facebook tranquillamente, stavo parlando addirittura con un altro consigliere dell'opposizione, tra l'altro, quindi. E nel contempo, forse il consigliere Sallemi pensava che io lo stessi riprendendo, facendogli un filmato durante questa discussione, questa lite, diciamo, verbale tra loro due, tra i due schieramenti. Ma chiaramente nulla di tutto ciò, anzi, e ne approfitto, ci tengo a precisarlo, che Peppe Nicastro è il protagonista di videodenunce a tutela dei cittadini, a tutela della città, per segnalare, diciamo, le inadempienze, i problemi, ci sta al 100% e sono sempre disponibile per tutti i cittadini, bianco, russo, verde e tricolore, non c'è niente su questo. Ma che Peppe Nicastro però deve andare a riprendere una lite tra due persone, maggioranza e opposizione, che prima di essere consiglieri comunali siamo persone, siamo certo, persone per bene tutti. Questo era fuori luogo ed è fuori luogo, non mi sarei mai permesso, tant'è che non è stato fatto nessun video assolutamente. Il consigliere Sallemi, devo dire che poi ha capito che non c'era nessun video da me registrato, ma stavo semplicemente spogliando la mia rubrica, il mio profilo Facebook. Il consigliere Sallemi, devo dire che poi ha capito veramente che trattasi di un errore e devo dire che si è scusato pubblicamente in consiglio comunale, lo abbiamo fatto dietro il consiglio comunale nella sala, nel retro, diciamo. Quindi io ho accettato subito le scuse del consigliere Sallemi. Da parte mia, nulla di tutto ciò, cioè, polemica finita. Poi chiaramente, ci sono state delle video immagini che non sono state riprese da me. Esatto, perché tu, praticamente da persona accusata di stare facendo un video, è finita che sei finito. In realtà sono finito io, sono stato vittima io di un video ripreso da un'altra persona, quindi io non c'entravo assolutamente niente, e quel video testimonia la verità del fatto che io non ho filmato nulla. Ci sono state, sicuramente la mia è stata una reazione abbastanza irascibile, per via, anche ognuno di noi ha il suo carattere, ma le mie reazioni sono state giustificate dal fatto che non potevo rimanere senza dire neanche una parola, cioè senza reagire in una maniera tale da poter dimostrare le mie ragioni, perché se io stavo a non, diciamo, difendere la mia posizione, magari poteva passare quel messaggio che io non voglio che passi, perché non è, cioè, che Peppe Nicastro era seduto tranquillamente, stava aspettando il consiglio comunale, non ha ripreso nessuno, e soprattutto Pippo Nicastro attua le video denunce politiche, segnalazioni a servizio della città, che servono per pungolare l'amministrazione comunale qualora ci sia un'inadempienza. Quando l'amministrazione comunale le cose le fa, e per nascere il primo codice, mi piace che l'amministrazione comunale ha fatto questa struttura, che ha attuato questa tipologia di politica. Quando i cittadini vogliono la propria voce, il consigliere Nicastro è a servizio della città con le proprie videodenunce, ma politiche e non personali. Il consigliere Salemi, devo dire che si è scusato tantissime volte, da parte mia la polemica era già chiusa prima. Mi sono trovato vittima di questa bagarre che mi è dispiaciuta. Un'ultima cosa, dottoressa: il consiglio comunale non è quello che in questo caso si è visto, perché non sono state belle immagini. Allora, al di là del discorso ragione e torto, al di là del discorso ragione e torto, il consiglio comunale è un luogo serio di dibattito. C'è il dibattito a volte, verbalmente acceso, per carità, ma tutto finisce lì poi. Poi è chiaro che la democrazia, i numeri, la maggioranza approva, l'opposizione magari quando non è d'accordo va contro. All'interno di un dibattito acceso, ma il Consiglio Comunale non è quello che si è visto, anche perché non eravamo ancora in Consiglio Comunale, nel senso eravamo all'interno dell'aula, ma il Consiglio Comunale non era iniziato. Questo dobbiamo precisarlo. Tutto qua. Perfetto, è questo quindi quello che è successo con Nicastro. Tornando al Movimento 5 Stelle, a questo punto mi viene da chiedere una cosa: non è che veramente si sta
ingigantendo troppo tutta questa situazione? Perché effettivamente, come diceva Nicastro, ci può stare che all'interno di un'aula succedano delle cose e si accendano anche i toni, ma adesso al di fuori di quell'aula l'impressione è che veramente ognuno stia aggiungendo, stia dicendo la propria e si stia ingigantendo. No, io voglio invece ridimensionare il problema, anche perché onestamente dobbiamo convivere per 5 anni insieme in un'aula comunque. Quindi nel senso sono un tipo pacifico, non sono per le guerre completamente. Anzi, se ci sono degli atti da approvare che vanno per la città e sono positivi, io li approvo tranquillamente assieme al mio gruppo, anche perché la città ha bisogno di cambiare veramente. Quindi faremo la giusta opposizione, sana, genuina, e comunque ripeto, non ho nulla di contro veramente, perché può capitare forse i 5 minuti personali, però non ho niente né con Sallemi né con Vinci Guerra, assolutamente. Ci siamo chiariti dopo, quindi poi ci siamo mangiati anche un dolcino, abbiamo stappato una bottiglia di spumante per le feste natalizie, quindi ripeto, per me è tutto rientrato e ho dimenticato tutto, però una volta che non è tirato in ballo devo dire quello che è successo, tutto qua, non voglio andare avanti, non dobbiamo andare avanti, anche perché non è un bello spettacolo da vedersi. E comunque, ripeto, come ha detto anche il collega Nicastro, il Consiglio Comunale fortunatamente è fatto anche di gente capace, cioè di tutti quei componenti, onestamente, ecco. Questo lo voglio dire. Sì. Ci sono problemi molto più gravi nella città e dobbiamo lavorare per questo. Io voglio ricordare fino a questa mattina, la via Berruti con via Torino è ancora senza acqua. C'è il problema idrico da andare a risolvere, ci sono tanti problemi che attanagliano la città di Vittoria. Quindi sicuramente c'è da lavorare tanto e dobbiamo pensare di più ai problemi che attanagliano questa città, la nostra città, la nostra tanto amata Vittoria, la nostra bellissima città, perché Vittoria è una città che, devo dire, i cittadini sentono numerosissimi problemi e dobbiamo risolvere, dobbiamo stare invece a contatto con la città, dobbiamo scendere nei territori, nei quartieri, a capire dove sta il problema, a capire come risolvere il problema e a proporre a questa amministrazione. Loro sono stati eletti per risolvere il problema. E è inutile rivolgersi o parlare ancora del passato. Il passato lo abbiamo conosciuto, adesso c'è il presente. Questa amministrazione è chiamata a risolvere i problemi, l'opposizione è chiamata a segnalare, a pungolare laddove c'è bisogno e, perché no, anche a proporre, qualora ci sia questa collaborazione per il bene della città. Bisogna a volte anche su basi programmatiche, bisogna anche collaborare, per carità, ma noi nella nostra collaborazione l'abbiamo data. Voglio ricordare che sul regolamento del mercato l'opposizione non è che non ha collaborato, anche la maggioranza per esempio è stata protagonista di aver votato un emendamento a firma del sottoscritto, anche il sottoscritto, anche il Movimento 5 Stelle su certi atti abbiamo votato a favore. Ma si sa, diciamo, è la politica, è il dibattito che, ripeto, è acceso, ripeto, è un dibattito che magari si sarebbe potuto evitare. Siamo uomini, non siamo persone perfette, gli errori aiutano sicuramente a crescere, ad andare avanti, a modificarsi sia come persone, ma a modificare anche gli errori e le mosse politiche e di carattere politico o amministrativo. Quindi io, diciamo, per me la polemica era già stata chiusa. E voglio ringraziare pubblicamente il consigliere Sallemi, veramente, perché è stata una persona, poi si è scusa più di questo, insomma, mi dispiace, ripeto, essermi trovato in mezzo a una vicenda che non c'entrava assolutamente nulla io, però va bene, andiamo avanti lo stesso, ci sono problemi molto più gravi, ci sono famiglie indigenti a Vittoria, ci sono problemi veramente che meritano maggiore attenzione, anziché la classica bagarre. Poi si sa, purtroppo Facebook a volte, Facebook per esempio è uno strumento che se è saputo usare sicuramente è uno strumento di comunicazione, sicuramente è uno strumento utile, però è uno strumento che a volte possono passare dei messaggi diversi, si può riuscire a far passare un messaggio diverso, pazienza, l'importante è andare avanti e
lasciare alle spalle, diciamo, queste piccole scaramucce che non giovano assolutamente nulla per quanto riguarda i problemi della città. I problemi della città si devono risolvere diversamente. Perfetto, allora siamo quasi in chiusura, quindi visto che ormai mancano pochi giorni alla fine di quest'anno che vi ha visti diventare consiglieri comunali, qual è adesso l'augurio per la città per l'anno a venire? Ma sicuramente di sbloccare un po' la situazione economica, finanziaria, perché è legata anche all'agricoltura. E come ha detto il collega Nicastro, il regolamento del mercato, diciamo, a mio avviso, non ha introdotto una cosa fondamentale, che era appunto l'innovazione. Io ho presentato un emendamento riguardo a questo discorso, quindi di introdurre all'interno del mercato operatori online e quindi di creare anche delle start-up collegate all'evoluzione dei mercati vero e proprio, e mi è stata bocciata questa proposta. Era una proposta importantissima, la quale è stata poi smentita in fase di Fiere Maia nella convention, dove c'era il direttore merci del mercato di Verona, invitato dall'amministrazione, la quale proprio lui ha puntualizzato che invece, cioè proprio pubblicamente ha detto che dobbiamo far fronte ormai al commercio elettronico. Quindi da un lato mi hanno bocciato questo emendamento, dall'altro lato è venuta una persona influente che si occupa di mercati dicendo il contrario, quindi praticamente evolvere il mercato e quindi introdurre all'interno del mercato di Verona un'area dove appunto ci saranno interlocutori online. Cioè, quindi diciamo è un paradosso che da un lato dovremmo andare verso l'innovazione e quindi introdurre questo genere di commercio che ti apre al mondo e quindi sfruttare le capacità anche territoriali di chi riesce a sviluppare e-commerce e commercio elettronico, dall'altro un'amministrazione che mi ha bocciato questo emendamento che andava ben oltre e quindi praticamente quello che ha detto il direttore merci invitato dall'amministrazione va in conflitto a quello che mi hanno bocciato. Questo è il passato, per il futuro adesso per il futuro vogliamo? Appunto cercare di capire come pianificare, perché bisogna pianificare come si fa in tutte le aziende, quello che si deve fare, turismo, economia, sviluppo del brand dei nostri prodotti ortofrutticoli, quindi praticamente marketing riferito sempre allo sviluppo economico, creare anche un qualcosa di serio sul web per poter promuovere e pubblicizzare su tutta la rete mondiale il nostro prodotto, come hanno fatto tipo a Pachino. Cioè queste sono cioè pianificare tutto, sia dal turismo che dal commercio, dall'agricoltura e anche ovviamente servizi sociali e quant'altro, pianificare bene e darsi degli obiettivi, perché solo con degli obiettivi scritti a inizio anno possiamo, ovviamente rilegato per gli anni successivi che avrà questa amministrazione da andare ad affrontare, quindi pianificare tutto, questo è l'obiettivo, la pianificazione. Nicastro. Bisogna in futuro cercare di attuare delle politiche affiancate ai produttori. I produttori debbono vedersi venire incontro una politica basata sulla cooperazione, sull'unione di tutti i produttori. Vittoria ha bisogno di questo. Vittoria è agricoltura e la stragrande maggioranza, come ben sappiamo, sono produttori che portano al mercato ortofrutticolo la loro merce o che magari la lavorano a seconda delle loro esigenze. C'è bisogno di una politica che accompagni, che indirizzi tutti i produttori verso l'unione. Parliamo di cooperazione, parliamo magari di, come dicevamo in campagna elettorale, di reti flessibili tra di loro. Cominciare a parlare di una vera e propria commercializzazione per far sì che il prodotto lavorato dai produttori, perché non dimentichiamo che Vittoria è una città che produce prodotti ortofrutticoli, per far sì che quel prodotto venga ben valorizzato e non svenduto. Io ricordo l'anno scorso, mi pare che c'è stato un po' di aumento se non erro, però l'anno scorso i prezzi erano bassissimi, se quest'anno saranno alti
ma abbiamo avuto problemi con la virosi, c'è stato poi anche qualche tromba d'aria se non erro, quindi voglio dire, non si può avere un prezzo decente perché ci sono le disgrazie degli altri, cioè perché ecco, e soprattutto ecco, solo per pochi periodi all'anno, soprattutto per pochi periodi all'anno, quindi occorre questa tipologia di politica che cominci già a formare e a sensibilizzare, ma sul serio, sul vero senso della parola, la cooperazione, le reti flessibili tra produttori, per far sì che quel prodotto che viene prodotto nelle nostre terre, nelle nostre campagne, venga valorizzato sul vero senso della parola. Poi chiaramente io mi auguro una vittoria con l'acqua, ci sono, guardi, ripeto, mi dicono sempre Peppa batta a coppa con l'acqua, sì. Mi dispiace, stare una settimana, 10 giorni senza acqua è un qualcosa di brutto, quindi l'acqua per Vittoria, la raccolta differenziata, il sindaco ha detto doveva partire, ancora non è partita, aspettiamo, non voglio attaccare, non voglio mettere le mani avanti, aspettiamo, l'opposizione è qui, che aspetta, che ha collaborato, che qualora qualcosa non va, l'opposizione chiaramente è ferma, dritta, ferrea e fa il suo lavoro di opposizione per il bene della città, acqua, agricoltura, servizi, le strade e soprattutto voglio vedere una Scoglitti diversa, non come i 100 giorni del programma elettorale, che ancora di quel programma elettorale su Scoglitti purtroppo non si è visto niente. Loro dicono che c'è tempo, aspettiamo un altro po', ma il tempo sta per scadere. Grazie a Giuseppe Nicastro. Grazie alla televisione, all'emittente che mi ha invitato e grazie anche alla dottoressa Frasca. Grazie a Giuseppe Ragusa. Grazie, buona giornata a tutti. E Focus termina qui per oggi, grazie per averci seguito, buona giornata. Buona giornata.